Perfetto, e via. Buonasera, bentornati qui su Radio Granata, mercoledì 12 marzo 2014, ore 18:30, e come ogni mercoledì che si rispetti, c'è Fedelissimi Granato, ovvero un occhio sempre acceso sul mondo dei Toro Club. Prima di incominciare la trasmissione e di introdurvi il nostro ospite, vi ricordo i contatti della trasmissione, ci potrete trovare su Twitter come chiocciolina Radio Granata, su Facebook, Google Plus e YouTube come Radio Granata. Dunque, l'ospite di questa sera viene direttamente dal Toro Club Frossasco ed è anche il presidente. Stiamo parlando di Paolo Dora. Ciao Paolo! Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito. Prego, prego, grazie a te. Dunque, andiamo subito al dunque e parliamo un po' del tuo club, quando nasce, qual è la sua mission. Insomma, parlaci del Toro Club Frossasco. Vai Paolo. Ok, allora, il nostro Toro Club appunto di Frossasco è intitolato al poeta granata Armando Einaudi ed è nato il 19 novembre 2007. Perché un Toro Club dedicato a un poeta del toro, uno che scrive poesie, uno che mette in versi la sua vita. Bene, io come presidente con alcuni amici, quando abbiamo pensato di far nascere a Frossasco un Toro Club, la nostra idea è stata quella di dedicare un Toro Club a qualcuno che vive la vita in modo poetico, perché per noi Frossasco è una poesia di paese, è un castrum romano che conserva ancora ben evidenti le sue porte del 300. Quindi io personalmente ho sempre visto il mio paese come una poesia di paese, quindi un Toro Club dedicato a un poeta mi sembrava la cosa più lineare. Chiaro, dunque, insomma, la fede granata che diventa poesia. Noi, vabbè, per appunto abbiamo anche avuto un poeta del gol che è stato Claudio Sala, che tutti noi conosciamo benissimo. Dunque, quanti iscritti Assolutamente. conta il vostro club? Come? Quanti iscritti conta il vostro club? Ma siamo ormai a cavallo dei 100 iscritti, diciamo. Ok, dunque un buon numero tutto sommato. E più o meno qual è l'età Assolutamente, media? assolutamente. Ma diciamo che il nostro club possiamo dire che ha la particolarità di avere anche tante famiglie, ecco, quindi diciamo che lo possiamo descrivere come ancora un club abbastanza giovane, anche se comunque qualcuno con qualche penna bianca c'è e assolutamente non disprezziamo, ecco. Ah, bene, bene. Poi di sicuro chi ha qualche penna bianca sicuramente è colui che ha visto il toro vincere maggiormente. Dunque, insomma. Sì, purtroppo sì. Sentiamo i racconti di loro. Esatto. Dunque, quali sono le attività abituali del vostro club? Non so, cene sociali, attività sul territorio, che Ma sì, cosa? noi facciamo diciamo, normalmente una cena due all'anno, una l'abbiamo proprio fatta il 25 febbraio scorso, l'abbiamo fatta a Cantalupa, quindi siamo rimasti nel nostro territorio che è la Val Noce, eravamo un centinaio di presenti e come ospite c'erano il buon Curti, c'è Paolo Barreto. E c'era anche Era Radio presente Granata. e c'era anche ovviamente Radio Granata, assolutamente. Poi c'era il mister della Primavera Granata Moreno Longo, a cui abbiamo consegnato il nostro premio annuale, che è Amico Granata, il premio che il nostro club ha ormai da anni, che annualmente ha un personaggio del toro che si è contraddistinto non solo come diciamo come attività per il toro nel toro, ma anche proprio come amicizia verso il nostro Toro Club. Ecco di qua che infatti il titolo si chiama Amico Granata. Oltretutto con Moreno Longo è nata diciamo veramente un'amicizia già prima, ma anche quest'anno ancora di più, perché durante la sua permanenza a Cantalupa con il ritiro estivo della primavera, il nostro Toro Club è stato l'organizzatore delle presentazioni ufficiali della primavera, quindi per la prima volta nella storia del toro, una storia ultracentenaria, per la prima volta si è pensato di presentare ufficialmente anche la squadra primavera. Non solo perché quest'anno
hanno deciso in società di far fare un ritiro estivo anche alle altre squadre giovanili del Toro, quindi la Beretti, gli allievi nazionali, gli allievi fascia B e i giovanissimi nazionali allenati dall'ex calciatore Mezzano, e il nostro Toro Club le ha presentate tutte. Sono state 3 serate veramente intense, 3 serate particolari, sicuramente uniche fino adesso, perché per appunto, come dicevo, per la prima volta le squadre giovanili del Toro hanno avuto una presentazione ufficiale come credo meritano. Chiaramente, chiaramente. Dunque, il presentatore è stato ovviamente Ermanno e Andi, che ricordiamo Certo, è giocavamo in casa. esatto, proprio in casa. Diciamo che poi Cantalupa, per dare un'idea a coloro che ci ascoltano da fuori Torino, è veramente vicinissimo a Frossasco. Si parla di 2 o 3 chilometri, se non sbaglio, giusto? Sì, diciamo che per andare a Cantalupo bisogna per forza obbligatoriamente attraversare Frossasco, quindi non si può arrivare a Cantalupo se non si attraversa Frossasco. Sono 2 realtà della Val Noce, 2 comuni che comunque si sono sempre dati da fare in questi ultimi anni, sia a livello ambientale che a livello turistico. Proprio Cantalupo è stata insignita pochi mesi fa di città dello sport. E comunque abbiamo a Cantalupo una struttura sportiva dove vengono ad allenarsi la nazionale della Fitarco. In questo periodo c'è la nazionale cinese di atletica che si sta preparando per le prossime gare a livello mondiale, quindi assolutamente è una città dello sport, della salute, dell'enogastronomia e sicuramente del toro. Certamente, certamente, io sono d'accordissimo. Dunque, andiamo invece a esplorare l'immediato futuro del Toro Club Frossasco Ermanno e Andi, andando a parlare delle future iniziative, se ci sono. Vai Paolo. Sì, future iniziative, abbiamo pensato con gli amici vicini, Granata, degli altri club, in particolare il Toro Club Piscina Granata e il Toro Club Macello Granata, di collaborare, di fare qualcosa insieme. Io credo che la vita del club è anche quello, conoscere persone vicine territorialmente a noi, ma che se non fosse per il Toro, forse non li avresti mai conosciuti, è proprio come è Certo. stato con questi 2 club vicini a noi. Ed è nata una collaborazione, adesso proprio domenica scorsa si è organizzata insieme la trasferta a Milano e staremo organizzando in modo ancora più massiccio sicuramente l'ultima trasferta del campionato, che sarà a metà maggio, l'ultima partita di campionato dai nostri fratelli Viola giù a Firenze, quindi lì sarà sicuramente un ottimo momento di convivialità, di stare bene insieme e di fare una bella trasferta in allegria. Sicuramente, poi comunque con i cugini ci si diverte sempre, soprattutto se sono cugini viola, diciamo. Assolutamente. Dunque, io prima di passare alla parte finale, dunque al tuo giudizio sulla stagione del Toro, passerei a parlare di una cosa che riguarda il Toro Club, solamente da un certo senso, ovvero tu, Paolo Dora, hai una cantina vinicola che tu gestisci insieme a tuo fratello e a tuo padre, chiamata Cantine Certo. Dora Renato, che sono site a Frossasco e che sono poi è questo vino che tu produci è anche un vino che si tinge di granata per alcune iniziative. Dunque è giusto parlare anche qui. Vuoi darci un accenno sulle attività della tua azienda vinicola, la vostra storia, insomma, dei piccoli accenni. Vai Paolo. Sì, la nostra cantina, appunto la cantina Dora Renato di Frossasco, da più generazioni è situata appunto nel nostro comune e produce i vini che vengono, delle uve che vengono coltivate nel nostro territorio, quindi della DOC Pinerolese. Quindi insieme a tutti i nostri prodotti, da alcuni anni abbiamo pensato anche di affiancare un vino, diciamo così, ufficiale del nostro club, che è l'Indomabile. Quindi è un nome sicuramente che per noi tifosi del Toro sicuramente si associa bene, perché siamo veramente indomabili. Speriamo che indomabili a breve diventeranno anche i nostri calciatori, però lo spirito sicuramente dei tifosi del Toro sono sicuramente indomabili, e lì c'è anche sull'etichetta un breve
diciamo, brevi versi poetici dell'amico Ermanno, appunto, dove dice che i tifosi del Toro non sono mai domi, che sono sempre pronti a combattere contro tutto, contro l'assoluto, senza nessuna possibile certezza di vittoria, ma per l'onore sì, quello assolutamente sì. E Certo. abbiamo pensato anche di affiancare a questa bottiglia anche un altro vino chiamato Con il Toro nel Cuore, che ha la particolarità di essere un vino della vendemmia 2006. 2006, 100 anni prima, nel 1906, nasceva il Toro, quindi il Toro nel Cuore è, si può dire, la centesima vendemmia dopo il Toro, quando è nato il Toro. Chiaro, dunque è una vendemmia che poi avrà anche un certo valore nei tifosi granata enofili, diciamo, dunque amanti del vino. Sicuramente, Assolutamente. sicuramente il vino è più buono se è fatto con, insomma, è fatto nella fede granata. Sembra un po' un discorso particolare, ma secondo me tutto ciò che è granata ha qualcosa in più che le altre cose. È un po' un discorso da grande tifoso, quale poi siamo tutti. Questo sì, ed è anche comunque il toro, diciamo, il sangue del toro, il toro come squadra è sempre stato negli anni affiancato comunque al rosso del Barbera, al granata del Barbera, quindi c'è proprio un grosso avvicinamento proprio del vino con il nostro toro, quindi più che e solo con la nostra squadra il vino si affianca egregiamente. Certamente. Dunque, andiamo a chiudere l'intervista non prima di averti chiesto, Paolo, un tuo parere sulla stagione granata. Vai, Paolo. Ma la stagione granata secondo me ha diversi punti di vista. Ecco, se guardiamo sul totale, è come facciamo a essere delusi che abbiamo quei 4 punti in più che l'anno scorso. Siamo comunque nella parte sinistra della classifica, come si era comunque fissati all'inizio del campionato. Quindi se guardiamo solo ed esclusivamente quella visione lì non possiamo che non essere contenti. Sicuramente c'è stato un calo nelle ultime partite, quello sì. Penso, oltre che un calo fisico, anche un po' un calo di mentalità. Non so quanto portato fuori dai giocatori, o forse anche un po' forse dall'allenatore, perché come abbiamo visto l'ultima partita a Milano, abbiamo solo giocato i secondi 45 minuti, veramente, non possibile. Le partite durano 90 minuti, dobbiamo iniziare a giocare subito, non possiamo lasciare un tempo Certo. all'Inter e poi dopo i 45 minuti allora ci giochiamo. Ma le partite sono fatte da 90 minuti, non da 45, come è anche stato un po' contro la Juve, contro anche un po' a Sampdoria e il Bologna, squadra che come le ultime due, Sampdoria e Bologna, sinceramente si doveva, si poteva assolutamente fare qualcosa in più. Poi ci sta alla fine della giornata, ha perso solo 1-0 con l'Inter a Milano, hai perso solo 1-0 in casa dei Pigiani, ci può stare, tutto ci può stare, però è un po' come è venuta, forse era forse proprio il momento anche con questa Inter, forse se si osava un po' di più, se si iniziava un po' prima a giocare, se si iniziava a essere un po' più convinti, forse chi lo sa, forse qualcosa in più poteva anche venire. Però sul totale non possiamo dire che va male, cioè se anche adesso diciamo che va male quando siamo nella parte sinistra con 4 punti in più dell'anno scorso, mi sembra che non si possa dire, ecco. Certo, sicuramente non male, sicuramente come ho detto ieri in trasmissione su Orgoglio Granata, non è il caso di abbattersi insomma, non è il caso di fare del tafazzismo e dire che questa è una stagione da buttare e equipararla dunque a quella dell'anno scorso. Questa finora Ma no, 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 è una assolutamente. stagione Non... tutto sommato positiva, certo è che comunque dopo 4 sconfitte in 5 partite c'è un campanello d'allarme che suona, però naturalmente non buttiamoci giù di morale. Dunque sono d'accordo con te, Paolo. Bene, Io bene, bene. non posso che ringraziarti. Naturalmente noi qui di Radio Granata ti ringraziamo nella maniera più ampia possibile. Grazie naturalmente anche a tutto il Tro Club Frossasco, Ermanno e Andy e in bocca al lupo per le iniziative future. Ma grazie a voi, grazie dell'invito, come ho detto all'inizio, è un piacere e Frossasco e il Toro Club Ermanno e Andy
sapete che vi aspetta sempre a braccia aperte. Grazie. Naturalmente, naturalmente. Dunque, ringraziamo ancora Paolo e noi andiamo a parlare delle iniziative dagli altri Toro Club.